1968 o 69, un gruppo in cui c'era Vangelis dentro, Papatanassiou, parafrasando musicalmente, caro Meucci, il canone di Pachelbel, scriveva questa canzone straordinaria che ci porta direttamente in Grecia. Il maestro Bernardini ha ripreso il canone di Pachelbel e adesso una voce, non la mia, aprirà con 2-4 versi di un poeta straordinariamente importante che si chiama Nasos Vagenas. Sentiamo voce. Miei vecchi amori, ore visibili di un secolo che non vuole spirare. Lune intorno a me si spezzano di continuo. La luce che mi illumina sarà certo di stelle spente. Questo signore ha una bella voce, potrebbe farla radio probabilmente, chissà chi è da casa, provate a indovinare, a Perugia qui credo che sia abbastanza facile aver capito di chi si tratta, ma non voglio parlare di questo adesso, lo scopriremo dopo. Darà sempre voce a Byron, la voce misteriosa, sentiamo. Ciechi gli occhi che non versano lacrime vedendo, o Grecia amata, le tue sacre membra razziate da profane mani inglesi, che hanno ferito ancora una volta il tuo petto dolente e rapito i tuoi dei, dei che odiano l'abominevole nordico clima d'Inghilterra. Nasos Vagenas, ode barbara. Miei vecchi amori, ore visibili di un secolo che non vuole spirare, lune intorno a me si spezzano di continuo. La luce che mi illumina sarà certo di stelle spente. Per tutta la notte sradico sentimenti dal mio petto che rimane sempre verde. Erba secca con radici di eternità. Mi confonde il rumore del tempo. Scendo in una notte più profonda di quella reale, con un buio doppio negli angoli e nebbie di anni trascorsi. Camminando piano, attento a non svegliarvi. Io chissà che non ve ne regali una adesso, con la Via Romana. La Via Romana corre dritta e nuda, come pallida riga tra capelli lungo la piana, e uomini pensosi contrastano i suoi giorni d'ora e d'allora, e scavano, misurano e comparano, fingendosi nell'aria vuota schiere di legionari che orgogliosi levino l'aquila mentre calcano di nuovo la Via Romana. Io non immagino legionari con elmo di bronzo, non vedo legionari che assediano il mio sguardo, sorge invece la forma di una madre che sorregge i miei passi d'infante, come quel tempo che seguivamo quell'antica strada, la Via Romana. E dopo aver riempito il cielo di pane, comprammo il pane appena sorprese addormentati sulle scale, la mano nella mano. Claudio Baglioni. Grazie, buongiorno. Claudio Baglioni a Perugia. A Perugia, architetto Claudio Baglioni, architetto. Beh, poi uno che si chiama Baglioni prima o poi, insomma, ogni tanto deve tornare a Perugia. (Ride)
Caro Claudio, 10, 25 e 17 secondi. Adesso in prima parte abbiamo 5 minuti tranquilli nei quali parliamo di la Via Romana. Questa è una poesia di Ardi che ricorda questo sentiero della conoscenza, le parole che possono arrivare evidentemente ai ricordi. Quante, fin dei conti, la canzone è un'architettura, eh? Sì, è una costruzione. Tra l'altro ci sono anche molti termini in comune. Per esempio? Tra la composizione musicale e quella architettonica. Praticamente c'è l'introduzione, è una sorta di atrio, insomma, è l'ingresso. E generalmente le grandi canzoni o anche le grandi composizioni musicali sono spesso riconoscibili già dalla loro intro, dalla loro introduzione. Ma abbiamo per esempio il ponte, spesso in una composizione proprio della musica leggera, una forma canzone, il ponte è quella parte musicale che va dalla strofa fino alla parte centrale. Tra le tue mi fai un esempio? Ma un ponte, per esempio in questo piccolo grande amore, il ponte è... E lei mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto, stretto. Questa è la parte che poi arriva all'esplosione centrale. Quindi forse quello che noi chiamiamo ritornello potrebbe essere una sorta di moderno living, un soggiorno, insomma, dove il sole si apre e la casa si illumina. Tra le tue canzoni qual è il living? Sempre come esempio, facciamo un'apertura, perché è venuta bene questa, mi è piaciuta, improvvisandola. Ma ce ne sono molte, insomma, io amo veramente il living tantissimo, insomma, sono tra i compositori di musica popolare uno che insiste molto su questo aspetto, ma tra i più famosi c'è per esempio strada facendo vedrai che non sei più da solo, strada facendo troverai gancio in mezzo al cielo, sentirai la strada far battere il tuo cuore, vedrai più amore, vedrai. Vabbè, il living. Pensa. Poi io credo il pubblico da casa e il pubblico qui ha dei ricordi personali, che bel living che guardiamo fuori, ha dei ricordi, io ho dei ricordi personali che mi legano a lui, su questa canzone, abbiamo un minuto, la racconto io, la presentò a Domenica Inn 1981, c'era Zeffirelli, c'era, perché con Zeffirelli avete fatto Fratello Sole, Sole della Luna. Non ti chiedo di accennare quel living adesso. E ricordo che in prova Claudio voleva cantare, questo l'ho raccontato diverse volte per radio, anche mi è capitato una volta, me lo chiese Ferretti in televisione, doveva cantare I Vecchi, una canzone per la quale Claudio aveva scritto un anno, mi dicesti che avevi speso un anno per scrivere questa canzone, I Vecchi, molto tempo. Sì, molto sicuramente 6-7 mesi per decidere di scrivere. E poi il resto, a volte ci sono anche ci sono dei momenti quasi grotteschi, per cui si sta su una preposizione, dice sarà, dovrà essere semplice o articolata, e allora si passano anche delle settimane, insomma, solo su quello. Però insomma si dice spesso, è una frase che ripete anche il maestro Muti, insomma, che nei dettagli si nasconde Dio, quindi insomma ai dettagli bisogna guardare. È verissimo. In prova Claudio Baglioni, provando I Vecchi, si commosse. Attenzione, in prova ci sta il cameraman, abbassa la luce, fammi vedere, cioè l'artista quasi è ignorato, perché bisogna studiare sull'artista delle cose. E questo mi fece vedere lo spessore di questo signore chiamato Claudio Baglioni, che conosco da qualche tempo. C'è la sigla in sottofondo, d'accordo, mandiamo la linea a Roma, tanto tra poco ci troveremo qui, ancora una volta, dall'Auditorium Santa Cecilia di Perugia, con Claudio Baglioni in Europa. :35:20, Auditorium di Santa Cecilia di Perugia, Claudio Baglioni accanto a me in diretta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno professore. Sì. Buongiorno architetto, va bene? C'era il soprintendente qui, stiamo facendo tutte le autorità.
È un momento altissimo. Momento, siamo qui per caso. Momento topico. Momento topico. Tra parentesi, vicino al soprintendente c'è seduta Cornelia De Felice, che è la moglie del questore di Perugia, Arturo De Felice. Benvenuta, benvenuta signora. Benvenuta, benvenuta. Sai che ti dico, adesso noi facciamo un salto indietro nel tempo, leghiamo l'Europa a un problema, che è un problema che ha scosso il mondo di allora. Siamo nel 78-79 dopo Cristo, 78 perché nel 79 muore Pompei. Entriamo un attimo dentro Pompei. Senti Bernardini che fa gladietro. Bernardini è ispiratissimo questa stamattina. Fa gladietro. Sì, puoi parlare, Luca. Se vuoi puoi parlare. Non puoi, gladietro perché ci porta dentro a questo mondo antico, che adesso noi scherziamo e che anche deve essere anche divertente, lo diceva prima Maria Rosaria, mai prendersi troppo sul serio. Le lauree fanno parte del passato. Invece no, la scoperta di questi graffiti, che sono straordinari, sono una miniera di spunti, di riflessioni, di filosofia, di amore, di vita quotidiana. Sul muro si va e si scrive qualche cosa. Prima, Claudio, ricordavi un ricordo comune per chi è di Roma, fino a poco tempo fa, fino a qualche poco tempo, 10 anni, 15 anni fa, su Ponte Flaminio a Roma c'era un graffito straordinario di uno sfigato, evidentemente. Sì, recitava così: ti amo Costanza, ma senza speranze. Ve lo ricordate? Sono atti privati in luogo pubblico. Beh, ma i romani sono terribili da questo punto di vista, perché, vabbè, lo racconteremo in un altro momento perché contiene cose non raccontabili. Però, con lo stesso spirito, a Pompei si parlava d'amore in questa maniera. Maestro, sempre lo stesso. Che accade dopo che a forza o miei occhi mi traeste nel fuoco, non a forza inondate le vostre gote. Certo, le lacrime non possono estinguere la fiamma. Queste cose incendiano il volto e prostrano l'animo, e già tutti i vicini partecipano dell'incendio se lascerò che la fiamma si propaghi. Si parla di incendio, si parla d'amore. È un anonimo che in punta di chiodo ha voluto graffire così sull'intonaco. E c'è anche dello scetticismo nei confronti dell'amore. Io quante ne abbiamo raccolte con Patrizia Cavalieri di queste cose. Pensate che questo, quasi il prossimo graffito, quasi preconizza la fine di Pompei, perché dice: nulla può durare per sempre, nulla è infinito. Tutto finisce prima o poi, dall'amore alla stessa città. Questo graffito è stato scritto un anno prima che Pompei venisse distrutta. Ecco, mi piace portare tutte queste testimonianze per radio, al pubblico. Quando c'è questo silenzio vuol dire che si partecipa profondamente. Ecco, adesso proprio rileggiamolo con la voce di Baglioni, con la voce di Claudio. Nulla può durare sempre. Il sole che ha brillato ritorna nell'oceano, decresce la luna che un tempo fu piena. La violenza dei venti diviene spesso lieve ebbrezza. Facciamo finta di esserci a Pompei. La radio lo permette. E la radio è bellissima per questo, perché si immagina la possibilità di essere dentro. E allora noi leggiamo insieme, Baglioni ed io, la lettera che Plinio il Giovane, il nipote di Plinio il Vecchio. Plinio il Vecchio era un intellettuale strano, perché era curiosissimo del mondo. Si arrampica sul Vesuvio per andare a vedere meglio come funzionava un'eruzione, quindi cos'era questo mistero della Terra, e purtroppo muore. Pensate che tanta filmografia recente, io penso a Dante Speak per esempio, ha raccontato nuovamente questo modo di vedere da vicino un fenomeno naturale. La stessa Catania, ricordi quando ci fu l'eruzione dell'Etna, che tutti stavano a guardare questo brillio di luce. La natura a volte ci dà delle suggestioni straordinarie a guardarla dentro, a guardarla da vicino. Beh, forse è l'unica potenza che ci sorprende ancora.
e che, con la quale scherziamo troppo spesso, perché sì, capace, ci smentisce anche. Ci smentisce spesso. Ecco, adesso con Claudio vogliamo fare questo film radiofonico. Pensate che proprio lo racconta meravigliosamente bene. Cioè, allora è Plinio il giovane che racconta la morte dello zio, che si arrampica, va su, va a vedere e lo trovano morto il giorno dopo. Quindi muore lì. Era comandante della flotta di Capomiseno, Plinio il Vecchio, quindi aveva un incarico istituzionale, Maria Rosaria Salvatore, era ammiraglio in capo della flotta del Sud. Bernardini ha montato una colonna musicale che fa sembrare film. Pompei, agosto 79 d.C. Frattanto dal Monte Vesuvio in parecchi punti risplendevano larghissime fiamme e vasti incendi, il cui chiarore e la cui luce erano resi più vivi dalle tenebre notturne. Lo zio andava dicendo, per calmare le paure, esser case che bruciavano, abbandonate e lasciate deserte dalla fuga dei contadini. Poi si recò a riposare. Continue e prolungate scosse telluriche scuotevano l'abitazione, quasi l'avessero strappata dalle fondamenta, e sembrava che ora sbandasse da una parte, ora dall'altra, per poi riassestarsi. Già faceva giorno ovunque. Ma colà regnava una notte più scura e fonda di ogni altra notte, ancorché mitigata da molti fuochi e varie luci. Lo zio voglia uscire sulla spiaggia e vedere da vicino se fosse possibile mettersi in mare, ma questo era ancora agitato e impraticabile. Sostenuto da due schiavi, si alzò in piedi, ma subito ricadde, perché l'aria, ispessita dalla cenere, aveva ostruita la sua respirazione e bloccata la sua trachea. Quando ritornò il giorno, il suo corpo fu trovato intatto, illeso, coperto dei panni che aveva indosso. L'aspetto più simile ad un uomo che dorme, che a un morto. È possibile rivedere queste pagine, secondo me. Questo signore anziano che sale su, cade, inciampa, lo riprendono, lo trovano. Chiudiamo allora con un graffio d'amore, un altro graffito. Poco tempo prima dell'eruzione, un lui anonimo scrive a una lei anonima, non sappiamo più niente: guarda che io senza te non vivo. E mi ricorda tanto da vicino, Claudio, senza te. Vedi come a volte ci sono dei motivi ispiratori nelle canzoni, nelle poesie che sono nella nostra anima, sono nel nostro passato. Ma poi succede spesso che quelli che sono venuti prima copiano quello che gli altri avrebbero detto dopo. Qui è lui che ha copiato. C'è quel tipo di preveggenza che li porta a immaginare che centinaia di anni più tardi qualcun altro avrebbe cantato così, per esempio. Ma facciamola bene. Io ti dico, l'ispiratore, cioè quello che lui ha visto, questo signore anonimo, immaginava che nel 1974, mi pare, sì, vero? Dico bene? 74. Qualcuno avrebbe scritto dopo. Allora vediamo come viene. Se puoi e non vuoi, perché rimandi le gioie, incoraggi le speranze e sempre mi dici di tornare domani? Costringimi dunque a morire, poiché mi costringi a vivere senza te. Certo sarà il dono di un'azione pietosa cessar di soffrire senza te. La speranza certo restituisce all'amante ciò che gli ha strappato. Senza te.
certo, Claudio Baglioni alle 10:45 del mattino che fa la voce, penso che sia l'esercizio migliore per questo del mattino, no? Maestro? Sì, ma i cantanti infatti andrebbero svegliati e interpellati solamente il pomeriggio. Perché la mattina c'è ancora, ci sono le pulizie, insomma ci sono ancora quei vecchi catrami della notte, insomma gli antichi. Però fa piacere, insomma, pensare che anche al mattino qualcuno riesce a cantare. Che lo accorgi. Senti Claudio, sentiamo, guardiamo un momento quello che succede. Ieri tutto questo al convegno, oltretutto costringere, evidentemente sono un costrittore, perché ho costretto Baglioni a cantare alle 10 del mattino, ho costretto Susan Zabelicki Scheffenegger a parlare in italiano per farsi capire da tutti, non è semplicissimo, io non sarei capace di farlo in austriaco, quindi non ammiccare, perché ammicchi? No, volevo dire mai vantarsi. Senti, torniamo un momento a questi graffi straordinari che vengono dalla cultura antica, quanta saggezza che c'è in questo. Andiamo avanti, ragazzi. Io sostengo che spesso il latino è chiarissimo e ci fa andare indietro nei ricordi. Ricordi, le canzoni sono il collante dei ricordi, quando Claudio Baglioni canta inevitabilmente tutti noi andiamo indietro nel tempo a quegli anni, in quei momenti, e la cosa che mi ha meravigliato, ma fino a un certo punto, è che rappresenta il collante dei ricordi anche dei ragazzi di 18 anni, di 20 anni, delle generazioni di adesso. Un conto è la nostra generazione, un conto è la generazione di questi ragazzi più giovani, ma questo dimostra appunto anche che certi sentimenti sono immortali, specialmente se rappresentati e cantati in questa maniera. Un signore che si chiama Virgilio dice una delle cose più belle, secondo me, e la dice raccontando il fatto che anche le cose peggiori un giorno sarà bello a ricordarsi. Sentiamo, dico io. Forsan et ec olim meminisse iuvabit. Forse un giorno sarà dolce ricordare anche questo. Accidere ex una scintilla incendia passimi. A volte da una sola scintilla scoppia un incendio. Thank you.
è fermato lui, eh. Che dici, Luca? Luca? Qui se no, fossi solo... uno stadio avrebbero detto non si interrompe quello. È andata così. È andata così, è scoppiata così. Vabbè, fermiamola qui, tanto non è che ormai ci sei, quindi... Ormai ci sei. Se tu vuoi, professore, cantare la seconda parte... Sì, adesso... Se mi... No. Perché quel nostro amore non avesse fine. Vuoi che la facciamo tutta questa? Ma perché no? Scusa, io credo che qui vogliano. Lontano dove non ci si può più pensare. Finimmo prima che lì ci finisse. Perché quel nostro amore non avesse fine. Volevo averti solo, allora mi riuscì. Quando mi accorsi che ero qui per perderti. Chi mi vorrà dopo di te, si prenderà il tuo armadio. Pianoforte. Bravo Luca, bravissimo. Claudio Baglioni alle 10.56 e 13 secondi del mattino, lo sottolineo perché lo continuo a ripetere, va bene così, d'accordo. Noi lasciamo la linea a Roma, perché torneremo alla fine, dopo il giornale radio con Gian Pietro Olivetto, in Europa, dalla sala... Dove siamo? Chi siamo? Dove veniamo? Dove andiamo? Andiamo, siamo a Perugia, Santa Cecilia, ci sentiamo più tardi con In Europa. Grazie a tutti, più tardi ancora, grazie. Tre minuti primi, 5 secondi, 6 secondi, 7 secondi, ora auditorium di Santa Cecilia in Perugia, in diretta per l'Archeo Festival, auspice Meucci, con Claudio Baglioni, qui con noi su Radio 1 a cantare. Siamo di nuovo qui. Eh sì. E d'altronde, come c'è scritto nel lungo epitaffio della... sulla tomba del suonatore Jones di Spoon River, dell'antologia di Spoon River, se la gente sa che sai suonare,
Suonare ti tocca tutta la vita. Poi se sa che sai cantare, ancora peggio. Ancora peggio. Questo l'ho aggiunto io, ma insomma è povera letteratura addizionata. Però era nata così. Io in realtà vi devo dire anche perché ho desiderato che Baglioni fosse con noi. Riprendimi pure il tema di Mille giorni di me. Ah, beh, Luca, ti vedevo impicciato su cose. Perché lo volevo qui perché come architetto, cioè siamo in una grande manifestazione che guarda all'Europa e quindi Claudio è architetto. Tra parentesi, c'è anche un ricordo personale su questa laurea, no? Perché tu l'hai presa, diciamo, abbastanza recentemente, quasi per chiudere un corso della tua vita, vero? Beh sì, io sono stato studente operaio, perché praticamente mentre insomma, lavoravo questi ultimi anni, avendo un lavoro insomma quasi riconosciuto, insomma un mestiere pubblico, sì, no, per caso devo dire ho ripreso questi studi, ma in fondo è secondo me vale la vecchia leggenda del pezzo di carta. L'idea di aver lasciato indietro qualcosa di incompiuto insomma ci fa in qualche maniera sempre soffrire, quindi tornare all'università con un imbarazzo enorme dietro a 6-7 paia di occhiali scuri, perché mi sentivo veramente un veterano in questo senso. E tutti questi ragazzi, ragazzini, io invece quando facevo l'università mi sentivo molto grande, molto adulto, e ricominciare proprio dall'imbarazzo iniziale fino ad amare non tanto l'architettura fine a se stessa, insomma, spesso i monumenti che si autocostruiscono o autoprogettano gli architetti, ma quanto l'idea che l'architettura è una cosa buona, è una cosa che potrebbe far vivere meglio le persone, potrebbe essere molto più vicina alla vita di tutti i giorni, e che il nostro paese ha tante bellissime cose, forse persino troppe, per cui ci siamo impigriti poi nel tempo. È il tema di questo artefestival. Esatto, e forse negli ultimi, devo dire, forse nell'ultimo secolo siamo veramente in una classifica piuttosto bassa rispetto a tanti altri paesi. L'idea è proprio che le città possono essere migliorate, le campagne, i luoghi possono tornare ad essere vitali, belli, la bellezza aiuta veramente a vivere meglio, non è un option, non è una cosa solo per ricchi, è come la voglio dire anche l'urbanistica, andare in giro per una strada bella, è come la circolazione del sangue, insomma, se funziona bene vuol dire che vivi meglio. Che vivi meglio, naturalmente vivi meglio. Vedi, noi qui stiamo coniugando note, parole, ricordi, quasi andando a pescare qua, con una specie di pesca di caccia al tesoro. Noi ascolteremo più tardi una testimonianza di un'archeologa greca che ieri ha parlato al congresso e ha raccontato i suoi scavi e le sue esperienze. Però qui Patrizia Cavalieri, architetto peraltro, ha collocato una bella scelta che si chiama Titos Patricios, è un poeta greco contemporaneo. Che nella sua poesia, che si chiama Rinvii, mi ricorda tanto le atmosfere che tu hai cantato in quel capolavoro. Per me questa è una cosa, è una mia scelta personale, io ho degli amori particolari nelle canzoni di Claudio, in questo caso è molto popolare, però io vado anche a cercare, a scavare, ricordando di essere stato archeologo, tra quelle canzoni che Claudio ha scritto e che sono più da sterzata, ieri notte definivamo, no? Sisto Quinto, Nel sole, nel sale, nel sud, canzone un po'... Sì, siamo veramente in piena archeologia musicale, però sempre nel secolo scorso, insomma, nasceva. Canzoni del secolo scorso. E lui fa Sisto Quinto, vedi, Bernardini è come un pugile. Quasi che fosse Sisto Quinto
aveva un architetto come assistente, che era Domenico Fontana, il responsabile del tirar su quell'obelisco di Piazza San Pietro, per capirci, per tornare dentro, no? L'obelisco di Piazza San Pietro è stato tirato su da Sisto V e aveva previsto in piazza: guai a chi parla, guai a chi fiata, siamo alla fine del Cinquecento. Infatti queste erano delle iscrizioni, eh? Questi sì. Erano i primi esempi di contestazione murale. Quelli da cui siamo partiti prima, no? Delle pasquinate ce l'avevano contro Sisto V perché era severissimo. Al punto, che fai, Pasquino di Trovaioli? Ecco, guarda, Bernardini mi fa morire. Ne sa una più del più demone. Del diavolo, del demone. E questo è Pasquino, Trovaioli. Beh, allora, mentre racconto, fai così, fammela dire. Per cui c'è Domenico Fontana, architetto, che tira su con le corde questo obelisco, e nel frattempo però le corde si allungano, stanno per prendere fuoco. Nessuno poteva parlare in piazza, finché un certo Brasca si affaccia e dice: acqua alle funi, era stato marinaio, e l'acqua alle funi ovviamente fa sì che si rianimino le funi e l'obelisco non crolla in terra. Domenico Fontana, architetto. Quindi vedete poi alla fine come tutti i discorsi tornano indietro. Però se tu adesso, maestro Bernardino, ma quanto sei bravo, maestro Bernardino? Non esageriamo, un po' diventa rosso, diventa. Noi andiamo a ricordare queste atmosfere, ecco, queste, esatto, con Tito Patricios, no? Rinvii, quando stai lì, non sai che cosa fare, non sai chi vedere, guardi indietro, guardi avanti, aspetti, il treno non arriva. Rinviamo continuamente l'istante in cui non ci incontreremo in nessun luogo. Nel frattempo ridiamo molte volte di tante cose della nostra vita e a volte piangiamo soli, di nascosto, per ciò che non ritornerà più. Sopra una panchina fredda del metro, sei lì che aspetti quello delle 7:30 chiuso dentro il tuo paltò, un poster che qualcuno ha già scarabocchiato, dice: vieni in Tunisia, c'è un mare di velluto ed una palma, e tu che sogni di fuggire via. Grazie. C'è Bernardini von Miller. Vai. Se è successo questo perché siamo in radio. Bernardini suonava accompagnato al pianoforte Claudio Baglioni, e Claudio Baglioni gli ha fatto i complimenti. Bernardini, naturalmente trascinato dal delirio del musicista, è andato in mezzo alla gente.
Sta baciando. Distribuendo baci. Sto distribuendo baci a tutti e a manca. Ha sollevato anche un bambino e l'ha toccato sulla fronte. E adesso Baglioni è al pianoforte. Io non so più che cosa fare, ma adesso con calma qualcosa del filo lo riprenderò. State tranquilli, prima della fine della trasmissione. Claudio, dimmi. Non so. Posso suonare, visto che sei appoggiato così al pianoforte, sì. Potrei suonare. No, certo. Va bene, non è questo, no, perché sai, guarda, è inutile mi dire pagina 27, con Claudio Baglioni al pianoforte, cioè, non è che adesso, scusa Claudio, pagina 27, andiamo, abbiate pazienza. Quindi, siccome... Io qui c'ho regia, stacco pieno del ritornello, sì. Ripreso dallo stesso punto il fuoco che bruciò Roma, sì. A seguire. Questa è un'altra cosa. A questo punto, sei al pianoforte, ti sei impossessato, hai detronizzato Bernardini, ti dico, fai tu. Ma avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto griglie stelle, storie fotografate dentro un albo rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzare la testa, il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, pantaloni bianchi da tirare fuori che c'è stato un treno per l'America senza fermata. Avrai due lacrime più dolci da un sole che si uccide pescatori di pelli e neve di montagne, pioggia di colline. Avrai un legnetto di crepino da succhiare e avrai una donna acerba e un giovane lupo, viali di foglie in fiamme a come vuota di cioccolato, e un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai un tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando, e avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non avere amato mai abbastanza. Se amore, 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 amore avrai. Claudio Baglioni al pianoforte. Abbiamo un Bernardini errante intorno al pianoforte. Non riesce a darsi pace. No, che lo fare? Te lo ridò. No, lui sta distribuendo baci alle ragazzine. Cioè, si sostituisce a Baglioni. Grazie ragazze, grazie. Bernardini, contegno. Ah beh sì, c'è la fidanzata in sala. La vera rivincita del musicista è questa. In fondo io penso che molti comincino a suonare, molti di noi lo hanno fatto, a scrivere canzoni perché desideravano avere un appeal, insomma un'attrattiva, in modo da essere considerati da, non so, dalle ragazze, certo. Avere la stima dei coetanei maschi. Insomma, secondo me non abbiamo cominciato tutti col sacro fuoco dell'arte, ma più che altro con la voglia di rimorchiare, insomma.
E allora però c'è il greco antico. La nemesi è questa, esatto, sì. Nemesi greco. Che quando cominci a suonare finisci poi per essere legato a un pianoforte, a uno strumento. È vero, ci sono delle ragazze, anche i ragazzi intorno, e continuano a dirti: dai, suonane ancora una, suonane ancora. E intanto via via quelli che non hanno niente da fare, gli altri maschi, cominciano a prendere le ragazze e se ne vanno. E chiaramente qui c'è una selezione naturale, cioè vanno via prima le più gradevoli, insomma le più attraenti, e rimangono, e tu rimani da solo con la tua chitarra, col pianoforte, con quelle due o quella che non si è accattato nessuno. E allora secondo me prima o poi bisogna ritornare, cioè bisogna abbandonare gli strumenti e ributtarsi nella folla. Infatti. Allora, mentre Baglioni torna vicino a me. Sì, 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 adesso noi sentiamo... Vedete, vedete, architetto restauratore, siamo in casa, perché sembra che si sia dirazzato, non è vero, perché poi alla fine le parole, le note hanno sempre un filo che ti riportano alla stessa identico punto di prima. Architetto restauratore, ieri ha parlato al convegno. Beh, facciamo una cosa, dalla Grecia, tra parentesi, so che tu hai dei legami fortissimi con la Spagna, questo l'hai cantato anche in spagnolo, non so, con i tuoi successi, ricordo male, dico correttamente. No, anzi... proprio di questi giorni un secondo album che sta uscendo in Spagna, e poi anche nei paesi, insomma, ispanici, di lingua ispanica, sudamericani e centroamericani. Sì, un legame forte, perché specialmente negli anni 70 e fino alla metà degli anni 80 io visitavo spesso, proprio come artista, come cantante. Ho diversi amici musicisti, mi è sempre piaciuta e mi ha incuriosito tutta la cultura spagnola, ma più che altro quella sudamericana, che è rimasta sempre in ebollizione, in potenza, ogni tanto esce fuori, tracima, ma forse non del tutto, insomma. Noi abbiamo una sorta di legame misterioso, lungo, continuo, forse anche perché molti italiani, insomma, sono finiti là. Quindi questo viaggio in qualche maniera noi l'abbiamo fatto insieme a loro. Ieri notte siamo stati alle 2, fino alle 2, 1 e mezza, 2 a chiacchierare, mi ero ricordato, che mi stai facendo il nostro concerto di bimbi sotto? No, andavi perché, naturalmente era una bella ispirazione, tra parentesi, se mai fosse stata. Mi tornava in mente anche una frase, questo non c'entra niente, però siccome stiamo parlando di cultura spagnola, ispanoamericana, io poi adesso voglio sentire Santiago Martínez Caballero del Museo di Segovia, che ha parlato ieri, e poi chiudiamo questa parte con un'altra cosa, Claudio ed io. Mi viene in mente quella definizione che sta proprio nel sole, nel sale del sud, del tassista con il naso a nodo di cravatta. Guarda che tu non parlare, perché non ti puoi fare complimenti da solo, è straordinaria, perché l'ho visto, lo vidi proprio materialmente, questi signori con questo naso pronunciato, aperto, allargato, naso a nodo di cravatta, per l'appunto. Era quando si parlava ieri sera di come le parole sono giuste talvolta per certo tipo di canzoni. Sì. Con questa, con la Spagna in prima fila, io ho 6 minuti per chiudere questa parte, poi praticamente questa trasmissione è volata via. Cioè non ce ne siamo neanche a 2 ore. Sono 2 ore, ragazze. Ce ne andiamo in questa parte con 2 testimonianze, quindi dico alla regia, la stiamo facendo noi da qua, del resto la regia. Adesso con Claudio, leghiamo si chiama Claudio Rutilio Namaziano, ed è uno scrittore del V secolo che racconta la decadenza di Roma, e mi piace legare un'immagine di Claudio Rutilio Namaziano a un'immagine di Roma che non c'è più, a quella lampada Osram sotto la quale si davano tutti quanti gli appuntamenti, e noi per primi rimanevamo anche lì soli, e poi chissà che in finale non si riesca a fare un'altra cosa, anche se il tempo sta andando parecchio avanti, ma vediamo, vediamo. Maestro, mi dai lampada Osram, per gentilezza? Non si possono più riconoscere i monumenti dell'epoca trascorsa. Immensi spalti ha consunto il tempo vorace. Restano solo tracce fra crolli e rovine di muri. Giacciono tetti sepolti in vasti ruderi. Non indigniamoci che i corpi mortali si disgreghino. Ecco che possono anche le città morire. Lampada Osram, di fronte alla stazione, giornali cartolina, le insegne e le reclame, la fila di tessini, la calca sopra e tra, annodi il tuo foulard, le 8:10.
valigia, torna e un'altra se ne va. Fa buio e sono già le 8:15. Te la ricordi quella lampada Osram sotto la stazione? Sì, me la ricordo perché... Poi io scrivevo di personaggi, ma in fondo spesse volte ero io quel personaggio. E mi ricordo le tante attese. Mi ricordo anche la cosa buffa, perché quando ho scritto questa canzone un mio amico sospettò che fosse già l'inizio di una pubblicità occulta e disse: ma scusa, non potevi scrivere Lampada Mazda? E ho detto: ma questo, dico, sai cos'è? È un posto, è un po' come se fosse, insomma, il Pantheon, insomma. Sì, mi ricordo. E secondo me è bello sapere che certe cose sono rimaste come erano. In fondo la sfida a ritornare, a sfidare lo spazio-tempo, è una sfida che non dovremmo mai commettere, perché il sogno abita sempre lì e finché lo lasciamo lì rimane com'era. Certo. Sai, tu sei anche responsabile, secondo me, te lo dico con stima profonda, un'amicizia che poi, anche se a distanza, noi ci vediamo a distanza di 5, 6, 10, 20 anni, così, no? Questo per mia fortuna, che Ma anche... per cui, però, te lo dico, sei anche responsabile di una... della deflagrazione dell'attimino. È colpa tua, lo sai, sì. Ah, è vero. Sì, questo io l'ho detto con simpatia. Tu, in Viva l'Inghilterra, che mi reggi un attimino tu il volante. L'hai pubblicato? L'hai detto tu, mica l'ho detto io. Lo ricordi, sì. Sì, beh, io mi consolo col fatto che, siccome era una canzone ridicola, insomma, in tutto c'era questo inglese maccheronico. E allora l'attimino, insomma, serviva a dare un'idea, insomma, della ridicolaggine di quel momento. E una volta, in un altro pezzo che si chiama VOT, ho detto anche un aiutino. Vabbè. E quindi, voglio dire, ho replicato. Lasciamo la linea al giornale Radio Rai. Torniamo per gli ultimi 10 minuti, più tardi, cambiando tutto, e ve lo dico tra un secondo cosa faremo. Ci sentiamo tra poco. In Europa, Auditorio di Santa Cecilia, con Claudio Baglioni. Siamo tornati per l'ultima parte, gli ultimi 10 minuti di In Europa, dall'Auditorium di Santa Cecilia, In Europa con Claudio Baglioni. Voi sapeste quanto abbiamo provato, tutte le cose che abbiamo fatto, mesi e mesi di prove. Abbiamo provato e riprovato senza sapere dove andare. Tu non devi fare così, questo è sì, è per questo che volevo dirti, Umberto. Sì. Tu come stai? Non è cambiato niente, sai. Il vento non ci ha mai perduto. Le 40 amiche e le mie carte sono prima. E io però devo dirti che ho trovato delle iniziali nel mio cuore, ma non erano UB. Allora, chi segue l'Europa sa che questa è la parte in cui io scrivo una lettera all'Europa, sperando, appunto, avevo preparato una lettera sui beni culturali, sul fatto dell'importanza dei beni culturali, sul fatto di conservare bene i nostri beni culturali, di fare attenzione, ma questi concetti sono usciti perfettamente prima. Dopo ne parlava prima Claudio Baglioni, ci avete fatto caso, di vivere nella città, cercare di progettare delle città a misura d'uomo, non a misura dei minuti, secondi secondo il minuto, che ci portano sempre lontano. Allora voglio fare una cosa, che abbiamo deciso proprio con Claudio. Io in tutta questa settimana, durante la trasmissione quotidiana, ho insistito su Sandro Penna. Anche in televisione, nei collegamenti che facevo per Canale 5, insistevo con Sandro Penna, poeta di Perugia, 1906, è nato, sono 100 anni, poeta che era differente
E questo in quegli anni era una colpa. Come era una colpa, come lo è stata per Umberto Bindi, no? Messo ai margini della musica italiana, perché è differente. Quando il nostro concerto, quando era dedicato proprio a una passione finita, finita perché questa passione era morta, morta nel senso non c'era più, non si era chiuso un rapporto, non c'era stato un lutto. Ma poi non solo, tutto Umberto Bindi ha insegnato a molti di noi dei sentimenti differenti, in tutti i sensi. E allora a me piace proprio chiudere così questa trasmissione, mettendo Sandro Penna, che è un bene culturale, al centro. Quindi torna tutto, nemmeno a farla apposta, senza copioni ci siamo ritrovati completamente. Io volevo, abbiamo parlato di città, Sandro tornava spesso a Perugia e la riconosceva nonostante tutto. E alla sua città dedica questi quattro versi, quasi fosse un nostro concerto per finire. Era la mia città, la città vuota. All'alba piena di un mio desiderio, ma il mio canto d'amore, il mio più vero, era per gli altri una canzone ignota. Ovunque sei, si ascolterà. Grazie a Penna che ci ha lasciato delle parole memorabili e continuiamo a essere dei nani appoggiati sulle spalle di giganti. Amici, siamo arrivati alla fine. Due ore alla fine di tutto, tra parentesi, perché adesso prenderemo i nostri bagagli, domani chiudiamo Archeo Festival a Terni la mattina, qui a Perugia, tra parentesi, sì, ecco, accompagni un po' con il nostro concerto. Bindi ha scritto anche, ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che splendida serata. Lungo da passare, se
insieme a te. Non buttiamo via così la speranza di una vita. Claudio, andiamocene così, andiamocene a due voci con Sandro Penna, con Rain and Tears sottofondo, da cui siamo partiti. Te ricordi Rain and Tears tu, sì, delle Florida Child? No, non la devi cantare. No, oramai faccio tutto, pulisco anche cantine, faccio piccoli lavori se serve. Era una domanda retorica. Rain and Tears, sì, io ho fatto anche un disco che ricordo ancora con bello con Van Gelis. Li conoscevo tutti e tre, tra l'altro. E tu, che era la versione italiana di E.T. che è stato fatto. Per andiamo con Rain and Tears, maestro Bernardino. Mi nasconda la notte e il dolce vento, da casa mia cacciato e a te venuto, mio romantico amico fiume lento. Guardo il cielo e le nuvole e le luci degli uomini laggiù, così lontani, sempre da me. Ed io non so chi voglio amare ormai se non il mio dolore. La luna si nasconde e poi riappare, lenta vicenda inutilmente mossa, sovra il mio capo, stanco di guardare. Bernardini, Claudio Baglioni, grazie, Umberto Broccoli, tutta la votazione, Patrizia Cavalieri, Antonella Ciuffa, Mimmi Cocci, Roberta Di Casimiro, Valeriano Battisti, Michele Messiato, Iena Begardi e quanti altri ne ho dimenticati, Francesco, aiutami anche tu Luca se ci sei, la linea va al giornale radio con Gianpietro Livetto, sì, credo con Gianpietro Livetto, mi auguro, se no avrò sbagliato, ditemi voi. Sì, va bene, cioè, ho Ilenia Berardi, l'ho detto. Signori, l'Archeo Festival continua domani. Ci sentiamo comunque lunedì in diretta da Roma, naturalmente con parole mie. Grazie a Claudio Baglioni. Grazie.